Allora, Manuel. Senta, commissario. Non mi piace fare chiacchiere inutili. Uno di questi giorni potrei perdere la pazienza, l'avverto. Sono un libero cittadino. Ho la fedina pulita e pago puntualmente le tasse. Vivo qui dentro peggio di un topo nel suo buco. Ho le gambe paralizzate e non posso uscire. Devono spogliarmi, mettermi a letto, lavarmi, rivestirmi e sollevarmi come un bambino. Una mosca che è una mosca può fare con me quello che vuole. Eppure, lei continua da anni a sorvegliarmi, a infastidirmi, a sospettarmi, a farmi domande idiote. Ah, sono stanco di essere considerato responsabile di tutti i delitti e di tutte le rapine che si commettono a Parigi. Quando lei veniva a trovarmi nel mio ristorante, beh, poco male. Al Cludore entra tanta gente. C'è chi vuole bere, chi vuole mangiare, chi vuole soltanto parlare. Bisogna accontentare tutti e io accontentavo anche lei. Era il mio mestiere. Ma adesso non sono più al ristorante. E lei è a casa mia. Mia e di Josephine. Il domicilio è sacro e inviolabile, no? Nemmeno la polizia può entrare senza un mandato. Ho ragione? Lei sa che ho ragione. Tuttavia, appena i soliti ignoti rubano un brillante o aggrediscono un gioielliere, viene subito da me. E va bene, se questo la diverte, continui pure. Io sono sempre qui. Non prendo il volo. Non potrò prenderlo più, ormai. Venga quando vuole, oggi, domani, fra un mese. Quando vuole. Quattro chiacchiere con lei le faccio sempre volentieri. Ma Josephine no! Josephine deve lasciarla in pace. Non può muovere un passo fuori dalla porta che i suoi uomini già la seguono. In libertà vigilata. Perché? Perché è amica mia? Perché mi vuole bene? Lei, commissario, è una persona per bene. Una persona come si deve. E io, guardi un po', non mi riconosco più. Se passa un po' di tempo e non la vedo, quasi quasi ci resto male. Affezionarmi a un commissario di polizia. Proprio a questo dovevo arrivare, diavolo. Avanti, parliamoci chiaro. Che cosa vuole questa volta da me? Manuel, ieri è stata svaligiata una gioielleria in Boulevard Montparnasse. Due ragazzi, anche questa volta con le sciarpe sul viso, dovevano avere 20-25 anni, non di più. Il primo ha rotto la vetrina con un cric, il secondo ha raffato un certo numero di smeraldi che erano esposti da pochi giorni, e poi una Gran Turismo color crema si è fermata giusto in tempo per far salire i due uomini e si è subito rileguata. Sì, è un colpo studiato, attuato, il centesimo di secondo, eh? Sì, sì. Conosco il fatto. Leggo i giornali, guardo la televisione, ascolto la radio. Ah, mi dispiace. Quando ho potuto l'ho sempre aiutata volentieri, ma oggi non so niente che possa esserle utile. Josephine è uscita presto questa mattina. Josephine, sei andata a fare spese, vero? Buongiorno, Josephine. Non ho sentito lei all'entrata. Perché devo chiedere permesso quando entro a casa mia. Per carità. Che cosa vuole questa volta? Non essere polemica col commissario Maigret, amico nostro. Tu lo dirai. A me dai i nervi. E non sopporto la sua pipa. Oh, Giuseppe. Guardalo, guardalo come sbircia i miei pacchetti. Non scommettere che fra un po' mi chiederà di aprirli?
Josefino, un mio agente aveva l'incarico di seguirla. Perché lo ha seminato? Oh, io non l'ho seminato. È lui che non si è accorto che ho voltato l'angolo. Perché? A lei non è mai capitato di cambiare idea all'ultimo momento? Ma io mi ero diretta verso una boutique, poi ho pensato che avrei acquistato meglio in un'altra e così... Se il suo agente fosse stato più sveglio, non l'avrei perso. Ah, sa che cosa? La prossima volta lo chiamerò con un fischio. Oppure gli metterò il guinzaglio. Manuel, conosci un piccolo cialtrone che si chiama Quassac, che è nato in Corsica come te? Che cosa ha fatto questo Quassac? Senti, io sono sempre stato leale con te, vero? Vero. E ti ho fatto anche qualche piccolo favore, no? Anche questo è vero. Se qualche volta lei non fosse intervenuto, avrei avuto delle noie. E allora? Se non vuoi che le cose cambino, dimmi quello che sai su Quassac. Non lo conosco personalmente, ho soltanto sentito dire qualcosa su di lui. Da chi? Ma come faccio a ricordare? I pettegolezzi sono sempre anonimi, lei lo sa. Ancora qui, lei? Sì. Un giorno o l'altro lo vedremo arrivare con una valigetta. L'aprirà e tirerà fuori lo spazzolino da denti e il pigiama. Non può stare lontano da noi. Ci vuole bene. Come sono commossa. Ma tu ti illudi, caro. Non dovresti riceverlo, sai. Io li conosco bene, i poliziotti. Mi hanno fatto penare prima di conoscere te. E lui è come gli altri. Stai attento. Prima o poi rivolgerà contro di te tutto quello che adesso ti fa dire. Ma comunque, come ti senti? Eh? Sto benissimo, caro. Vuoi che apra la finestra? No, no. No? Hai sete? No, tesoro, no, non ho bisogno di niente. E allora un altro bacio dalla tua Josephine. Ciao, caro. Esci ancora? Dove vai? Sì, devo fare un salto in profumeria. Sono rimasta senza acqua di Cologna. Stai attenta per la strada. Oh, qualcuno che mi sorveglia c'è sempre, non è vero, commissario, eh? Chi mi pedinerà oggi? L'agente esile biondo o quell'altro, quello grasso, con i baffi? E allora, Manuel? Senta, è una semplice congettura. Gliela dico perché lei insiste e voglio farle un piacere. C'è un albergo nei pressi di Lagny. È poco più di una locanda. Il nome non lo ricordo. Lo mandano avanti un vecchio mezzo rimbecillito e mezzo sordo. E sua figlia, una bella ragazza. Beh. Dicono che Quassac sia innamorato di questa ragazza e vada spesso a trovarla. Bella giornata oggi. Sì. Domani è sabato. Sì. Dove passerà il suo weekend, commissario? Andrò a Meung sur Loire. Macchina? No, ma che macchina? Oh, grazie. Non ho mai avuto una macchina io, mai. Ci sono uomini che provano una singolare avversione per la guida, io sono uno di loro. Salute. Salute. E ho un motivo in più. Mi distraggo facilmente, allora quando ho un'inchiesta poi tra le mani mi abbandono spesso a fantasticherie astruse. No, guidare fantasticando proprio non è possibile, non è conveniente. No, andrò in treno a Meung sur Loire con mia moglie. Là abbiamo una casetta con un piccolo giardino. Lo stiamo accomodando da tempo per il giorno in cui dovrò andare in pensione, ecco. Quando? Quando? Fra qualche anno, secondo i regolamenti. Ah, è così, secondo i regolamenti, fra qualche anno
Un uomo come lei diventerà improvvisamente incapace di dirigere la brigata criminale. Ma, insomma... Ci sono molti fiori in quel suo giardino di Maine-sur-Loire. Quella che ti piace, il giorno dopo sparisce, si dissolve e non la trovi più. Infatti, eccola qua. Eccola qua. Come hai dormito? Bene, cara, bene. Sei riposato bene o sei ancora stanco? No, perché dovrei essere stanco? Figurati, no, ho dormito tranquillamente. Tu non hai russato. Perché dovrei essere stanco, scusi. Hai lavorato tanto, sai, eri in campagna. Sì. Prima nel tinello, poi in giardino. Era tanto tempo che non prendevi in mano una zappa o un rastrello. Hai ragione, ho lavorato, ma un po'. Non ho fatto altro che dormire tutto il giorno sulla sdraia blu, figurati. Sotto il sole. Ma sotto il sole, ma col cappello di paglia in testa e un fazzoletto sul viso, È stata proprio una bella domenica, vero? Mm. Io sarchiavo le aiuole e sentivo l'odore del tuo arrosto. E ti vedevo passare da una stanza all'altra, tutta faccendata, col foulard verde annodato sui capelli. C'era tanta di quella polvere. No, non si può lasciare una casa disabitata per tanto tempo. No. Dobbiamo proprio andare più spesso a Maine-sur-Loire, no? Sì, certamente. E vuoi un altro caffè? No, grazie. No, mi basta questo. Ma guarda che sole! Guarda che riflessi là su quei vetri di quella casa. Guarda che meraviglia. Ah, è un incanto, veramente. Ti sei svegliato poeta stamattina? Sì, sono pieno di gaiezza stamattina, ho voglia di sorridere, così, ma senza ragione, soltanto perché la vita è bella. Vuoi sapere quali programmi ho per il futuro? Per il nostro futuro? No, per il mio futuro immediato, guarda. Sai, uscirò fischiettando adesso dal portone, comprerò il giornale, naturalmente neanche l'aprirò, me lo metterò in tasca e basta, camminerò lentamente sul marciapiede sotto i tendoni dei negozi e aspetterò l'autobus all'angolo del boulevard Voltaire, dove arriverà di corsa tutta affannata la solita ragazza in minigonna bianca che scenderà una fermata prima della mia. Ah, perché arriva sempre? Chi? La ragazza in minigonna. Ah, sì, ogni giorno facciamo il viaggio insieme. E a quanto pare tu la guardi con una particolare attenzione, no? Chi? Ma come chi? Lei, no? Hai notato che ha la minigonna bianca? No, non sempre, no. Qualche volta è rossa, qualche altra verde. Sì, l'altro ieri era rossa, 3 giorni fa era grigia. E 4 giorni fa com'era? Blu? No. Bianca. Ecco, lo vedi. Signora Maigret, ma mi diventi gelosa, Scherzo. Sì, ma sta attento, sai. Un giorno o l'altro io ti faccio pedinare da Torrance. Ah, questa è bella, Torrance, che pedina il suo commissario, questo sarebbe straordinario. Senti, però che mode che t'hanno inventato, Beh. E questa moda costringe le donne a scoprire delle cose che il più delle volte, secondo me, farebbero meglio a nascondere accuratamente. Hai ragione. Perché la tua ragazza almeno come le ha? Belle? Di cosa? Le gambe. Ah, le gambe. Beh, si fanno guardare, anzi proprio direi che sono notevoli. E sì, qualche volta ti capita, così di trattamento, vero? Di scendere una fermata prima. Poi là, è tardi, eh? Sì, tardi. È tardi. Sì. La tua ragazza avrà già preso l'autobus. Sai, come arriverò in ufficio, spalancherò la finestra, guarderò la Senna e cercherò sulla riva un pescatore con la lenza. Ce n'è sempre uno vicino al ponte Saint-Michel. Lo chiamo il mio pescatore. Meno male. Anche se lui non sa di essere il mio, però. Meno male. La campagna ti ha ridato il buon umore. Sì, ma... Devi promettermi che andremo più spesso a Maine-sur-Loire. Promesso. No? Promesso. Ma senti, il tuo pescatore lì mi ha fatto venire in mente una cosa, un'idea per il pranzo.
Che cosa ne diresti se, così tanto per cambiare io ti preparassi una ragosta alla maionese? Signora Maigret, da quanti anni mi prendi per la gola? Un po' tanti. Ma visto che mi è andata sempre bene così, beh, io continuo. Buon lavoro, Maigret. Buona giornata, signora Maigret. Buona giornata. Novità sul boulevard Montparnasse? Ah sì, è stata ritrovata la macchina proprio in una viuzza lì vicino ai mercati generali. Togliti la sigaretta di bocca, non si capisce mai quando parli. Ha ragione, dicevo, è stata ritrovata la macchina in una viuzza vicino ai mercati generali. Sì, le impronte? Nessuna. Come nessuna? Sei contento? No. Non sei contento. Allora, cosa risulta su Quasac? Niente da fare, io credo. Ha un alibi di ferro, a prova di bomba, sarà molto difficile demolirglielo. E qual è? È in prigione da 15 giorni. Sì, un bello spirito, che fai, eh? E anche da spiritoso. Vabbè. La faranno franca anche questa volta, vedrai. Ma capo, dico io, ma come si fa? Dico, a Parigi ci saranno perlomeno 3.000 gioiellerie, senza contare poi i sobborghi. Come si fa, dico io, a sorvegliarle tutte? Prendiamo, per esempio, questa qui di Boulevard Montparnasse, no? Il proprietario ha sempre esposto pezzi di scarso valore in vetrina. Valeva la pena sorvegliarla? Uno dice no, ci penso neanche. Piccola gioielleria. Così. Ecco, invece lunedì scorso il proprietario ha fatto un affare, ha comprato degli smeraldi. Martedì ha avuto l'idea di esporli in vetrina. Giovedì l'idea si è dimostrata infelice. Avanti, chi è? Capo. Una telefonata dal 17° distretto. Manuel Palmarì è stato assassinato. Soddisfatto adesso. Senti, Clerdin. Commissario. Dovresti prendere subito. Loro non si conoscono, il commissario Maigret, il giudice istruttore Anstein. Lieto di conoscerla, signor commissario. Onorato, signor giudice. Ho sentito molto parlare di lei. Sono stato trasferito qui a Parigi appena da qualche mese, da 5 mesi. Ero a Lione da 8 anni. Ho capito. Lei lo faceva sorvegliare perché prevedeva... Le dirò poi perché. Ti vi ha informato. La donna che viveva con lui, quella Josephine, sì, ci ha telefonato verso le 10:15. E l'ha interrogata? Sì, ma mi ha detto poco, niente. E poi, nello stato in cui si trova, non ho insistito. Dunque, dice che si è alzata alle 7:30. Hanno una donna di servizio ore che viene alle 10. E così lei alle 8 ha portato la colazione a Palmarì e lo ha aiutato a lavarsi e a farsi la pace. La vittima aveva le gambe completamente paralizzate. E a che ora è uscita? Come fa a sapere che è uscita? Perché scende tutte le mattine a fare la spesa, no? Dunque dice di essere uscita alle 9 con la rete della spesa. Sì. Senti, Luca, scendi e domanda agli agenti dove è andata Josephine stamattina. Sì, vado. Dice che è stata in diversi negozi del quartiere. Ho capito. Perciò durante la sua assenza... Così dice lei, naturalmente. Ho capito. È tornata alle 10:05 e ha trovato Palmarì per terra morto in un lago di sangue. E a che ora ha telefonato, hai detto? Le 10:15. Non le sfugge niente,
Anche una bottiglia può rappresentare un elemento, vero? No. No, in questo caso no, guardavo la marca del vino e l'annata proprio. Non cercavo di scoprire proprio niente. È già venuto il medico, sì? Venuto e andato. Dice che senza l'autopsia non può stabilire quanti colpi sono stati sparati. Comunque è certo che il colpo alla testa è stato sparato da uno che gli era alle spalle. Vabbè, qualcuno di cui Manuel non diffidava, certamente. Lei crede che sia stata la donna? Beh, forse le avranno detto, signor giudice, che io non credo mai a niente. Allora... Chi arriva? Ah, sono qui della scientifica, le danno di loro quello che devono fare. Se permette vorrei interrogare Josephine da solo. Se permette, subito dopo poi le riferirò. Le do carta bianca, ma ecco. Mi tenga informato, eh? Sì, si immagini, signor giudice. Permesso. Josephine vuol venire con me? Dove? Vuol portarmi al Kedisorfeld? No, molto più vicino, qui in camera sua. Ecco, tutto fatto, Carlo, eh? Sì. La gente giù ha detto che la signorina Josephine è uscita verso le 10. Va bene, adesso fai il piacere, vai giù, chiama subito sugli uomini che sono di guardia, eh? Ma capo, sono risalito ora. Cosa vuol dire? Sei risalito ora? Dicendi, poi risali, andiamo, ti fa bene. Muovi un po', andiamo. Sì. Ma cosa fanno? Cosa cercano? Niente, impronte, fotografie, solite cose. A proposito, Clerdan, è stata ritrovata l'arma? L'unica arma che è stata ritrovata è la rivoltella dietro la radio. Ce l'ha messa lei lì? Io? Non l'ho neppure toccata. La riconosce? Credo che sia quella di Manuel. Venga, Josephine. Io l'ascolto. Anch'io. Vedi, però se continuiamo ad ascoltarci, questo colloquio può durare a lungo. Sa, Josephine, io sono convinto che non l'ha ucciso lei, Manuel. Ah, bene. Che cos'è una sentenza di assoluzione? Vediamo, se non sia indisponente. E l'ordine di scarcerazione tarderà molto? Vuol smetterla di giocare alla guerra? No, io non gioco. Mi difendo. Ho imparato sui marciapiedi a difendermi. E non ho mai fatto male a nessuno, io. Beh, che lei non abbia mai fatto del male, è possibile. Un male irreparabile, però. Qualcuno l'ha fatto a Manuel. Perché? Che cosa? Perché l'hanno ucciso. Perché l'hanno voluto morto. Era troppo felice, forse, costretto com'era a vivere su una sedia a rotelle tra queste quattro mura. Boh. Beh, vede. Viveva con la sua donna. E questo... gli bastava. E invece soffriva. Anche per me. Era geloso. E non ne aveva motivo, glielo giuro. Avanti. Luca, che c'è? Che c'è? Avanti, su, parla. Ah, posso parlare? Sì. Dunque, sulla rivoltella non ci sono impronte. Pian. E non ci sono neanche sulle maniglie delle porte, o di tutte le porte. Sì, ho capito. Beh, una pulizia accurata, eh? Boh. Vabbè, grazie, Luca. Sì. Senta, a che ora è tornata dopo la spesa? Alle 10 meno 5? Non lo so, credo. Del resto glielo può confermare la gente che mi seguiva, no? Almeno che lei non l'abbia perso, come le succede spesso. No, oggi no. Come mai? Questa mattina non doveva incontrare nessuno per conto di Manuel, eh? Non doveva dare disposizioni, non doveva fare nessuna telefonata?
Lutti. Commissario. Chi ha seguito la signorina questa mattina, tu o Baron? Io non l'ho persa di vista neppure per un attimo. Dove è andata? Ha comperato carne, pane, insalata, sigarette e giornali. Sì, e a che ora è rientrata? Esattamente alle 10:06. Aveva fretta? No, anzi, mi è sembrato che se la prendesse con molta calma, come se volesse passeggiare. Sorrideva. Sì, mi dai il fiammifero, piacere. Fiammifero. Non fumo. Ah, beh. Bravo. Bravo. Non fumi. Allora, dimmi una cosa. Dov'è Baron? È di là, a dare una mano a quelli della scientifica. Lo chiamo. No. E il giudice Anslay dove sta? Anche lui è di là. Lo vado a chiamare. No, ti preoccupare, ti preoccupare. Piuttosto, Baron era di guardia, giù, no? Sì, con me. Poi io mi sono allontanato per seguire la signorina e lui è rimasto. È rimasto. Senti, è che... Scusa, faccio questa piccola operazione perché sono rimasto senza i fiammiferi. Volevo dire, chi è entrato... Dai, i soliti inquilini, commissario. Sì? I soliti inquilini. Ha soltanto il ragazzo del macellaio. Il ragazzo del macellaio ha portato un pacco. È rimasto soltanto 4 minuti dentro. Così ha detto Baron. Beh, vabbè, vabbè. Vabbè, grazie. Se la conosco bene... Quando è rientrata dalla cucina, è andata subito nello studio a dare un bacio a Manuel. È così? Mi conosce bene. Sì, è così. E lei sa meglio di me che cosa ho visto. Sì, però non so che cosa ha fatto. Forse ho gridato. Di certo mi sono precipitata per sollevarlo e poi... E poi? Poi ho visto tutto quel sangue e mi sono spaventata, ho avuto paura, ecco. E ha raccolto la rivoltella? Ma le ho già detto di no. Non lo vede, mi parla come un amico e poi appena può mi tende un tranello. Va bene, va bene, va bene. E non l'ha neppure toccata? Ma perché avrei dovuto farlo? Non so, per asciugarla, se c'era tanto sangue. No, non ho pulito niente, non ho asciugato niente, nemmeno le maniglie, se è questo che vuol sapere. E a che ora è arrivata la donna di servizio? Non lo so. Davvero, non lo so. Passa sempre dalla porta di servizio. Senta, Josephine, lei è tornata alle 10:05. Ha visto quasi subito Manuel a terra e ha telefonato lì al commissariato. Soltanto alle 10:15. 20 minuti dopo. Perché? E perché per prima cosa non ha chiamato un medico? Già. Che poteva più fare un medico? Guardi, Josephine, quei 20 minuti possono avere un'importanza capitale. 20 minuti possono bastare per distruggere documenti compromettenti, per nascondere gioielli di provenienza dubbia, quando si vuol salvaguardare la memoria di una persona cara. Però Manuel era troppo prudente per tenere in casa roba che scottava. E allora? Beh, e allora? Se lei non ha distrutto niente e non ha nascosto niente, resta sempre quel vuoto dalle 10:05 alle 10:15. Non sarà rimasta immobile per una ventina di minuti davanti a Manuel morto. No, 20 minuti no, ma molto tempo sì. A far che? Ho pregato. Una dopo l'altra mi sono tornate alla mente le parole di... di una preghiera che dicevo da bambina. E dopo? Dopo? Dopo ho camminato. Di qui allo studio di Manuel e dallo studio di Manuel fin qui. Ero annientata. Lui era tutto per me. Era il mio uomo. È andata su e giù per 20 minuti, a parte la preghiera. Forse. No. Ricca! Arrivo! Fai venire qui. Cosa c'è, Carlo? Fai venire qui uno della scientifica con il test della parafina, eh? Vito. Senta, che cosa vuol fare?
Un piccolo esperimento. Voglio accertarmi che lei questa mattina non abbia usato un'arma da fuoco. E poi dice di non sospettarmi. Allora, dammi una mano, sia dalla destra che da sinistra. No. Allora. Oh, capo, quelli della scientifica hanno detto che verso le 3 potremo avere le prime fotografie e gli ingrandimenti delle impronte digitali. Ah, ne hanno trovata qualcuna? Beh, tranne che sulla rivoltella e sulle maniere delle porte dappertutto. Non so, sui mobili, sulla radio, per esempio, su tutti quegli oggetti che l'assassino presumibilmente non ha toccato e di conseguenza ha creduto opportuno di non pulire. Anche sui dischi? Ah sì, ce ne sono nitidissime. Beh, allora ci saranno anche le mie. Le ho lasciate venerdì scorso. Vi faccio mandare poi dei panini, ragazzi. No, 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 capo, grazie, non importa. Mangeremo quando lei torna. Beh, chi ti ha detto che tornerò? Già, scusi, capo. Arrivederci, ragazzi. Commissario, l'ha interrogata, e allora? Sì, l'ho interrogata, ma siamo ancora un po' indietro. Bisogna aspettare, ancora, poi le riferirò completamente tutto. Ha finito, va a casa? No, purtroppo no. Mi dispiace tanto perché c'è una ragosta che mi aspettava. Ah, peccato. Allora posso avere il piacere di invitarla io a pranzo? No, signor Giudice, no, perché lei, guardi, non conosce questo quartiere, signor Giudice. Spetta a me il piacere di invitarla, ecco. Le sorride l'idea di pranzare in un ristorante italiano? Italiano? Vabbè, allora venga con me. Capo, devo avvertire la ragosta che lei ritarda? Cos'è? No, dicevo, devo avvertire la ragosta che lei ritarda. Ma santo cielo. Beh, ma cosa fai? Dicevo. Vedi che sei fatto. No, è stata una battuta di spirito. Ma dico, fai anche lo spirito adesso su queste, eh? Oh, santo. Buon appetito, caro. Grazie. Secondo, sono gentile. Adesso sto porto qui da un po' di... Due piatti di spaghetti al pomodoro. Ah, Napoli esportazione. Per il commissario Maigret. E per il signore che non conosco. Almeno questo signore che non conosce è un amico mio. Ed è il giudice Anselin. Angel. Oh, comodo, signor giudice, per carità, io sono un uomo alla buona. Piacere di conoscerla e buon appetito, signori, eh? Grazie. Spaghetti grazie. Come questi hanno commosso il Re Sole, Madame du Barry e, se ben ricordo, anche Bonaparte. Buon appetito, torno subito, commissario. Grazie. Caterina? Sì? Il tovagliolo, signor commissario. Commissario, lo vede quel signore seduto alle sue spalle? Quello è? Beh, ha una faccia da assassino. E cosa devo fare? Ogni volta che vengo qui trovi sempre uno con la faccia di assassino. Mi lasci mangiare in pace. Oh, si capisce, signor commissario, mangi pure, ma quello la faccia da assassino ce l'ha. No, e io mi devo cautelare, no? Se vuole ordinare il secondo, così facciamo prima, se oggi c'è tanta gente. Ha qualche preferenza, signor giudice? Come? Ah no, faccia lei. Allora scelgo io, eh. Le farò gustare una specialità. Allora, due pizze alla pulcinella, va bene? Sì, due. Sì, una per me e una per il signor giudice. No, dicevo, due pizze. Sì, due pizze, sì. Dopo gli spaghetti, due pizze. Perché c'è qualche cosa che non va? No, signor commissario, va tutto bene, per carità. E poi, come si dice, io sono ospite in terra di Francia e rispetto usi e costumi locali. Due pizze. Va bene. Due pizze alla pulcinella per il commissario Maigret. Due pizze per il commissario Maigret e per il giudice che è con lui. Vabbè.
Senta. Incredibile. Senta, Magretta. Ah, permetta che la chiami così, anche se è la prima volta che lavoriamo insieme. Da molto tempo aspettavo di conoscerla, sa? Lei mi affascina. Io la ringrazio. Ma le piacciono gli spaghetti? Ottimi, un po' complicati. No, grazie, grazie. Io bevo poco, sa. Molto gentile. No, no. Questo vinello bianco va giù come l'acqua, sa. Ma io sono morigerato, sa. Vabbè, allora pazienza. Camilla, quel fitto? Ho l'impressione che lei consideri decisiva la prova della parafina. Ma confesso di ricordare assai poco i metodi scientifici di investigazione che pure a suo tempo ho studiato. Beh, vede, signor giudice, le tracce di polvere restano per alcuni giorni sulla mano di chi ha sparato un colpo di pistola e il test della parafina le rivela, a meno sì che la mano al momento dello sparo non sia coperta da un guanto di gomma, ecco. In casa di Manuel Palmarì, la donna di servizio ci va soltanto per qualche ora al giorno. Anche Jacques Giuseppine qualche volta sarà costretta a lavare i piatti. Come crede che le lavi lei? Con i guanti o senza? Va bene. Tra poco lo sapremo, signor giudice. Io credo che lei, Maigret, abbia l'abitudine di condurre le indagini da solo, con i suoi collaboratori, ma riservandosi di riferire alla procura, al giudice istruttore, soltanto quando ha già qualche elemento, se non proprio certo, almeno tale da giustificare le sue conclusioni, eh? No, vede, signor giudice, oramai non è più possibile agire così. Lei lo sa meglio di me che adesso le persone fermate hanno diritto di essere assistite al proprio legale sin dall'inizio, eh? E poi gli avvocati chiedono subito l'intervento del magistrato. Io ho desiderato seguirla durante le prime fasi delle indagini e sono stato ben contento di venire a pranzo con lei, non per controllarla, né per mettere delle pastoie alla sua azione. Mi creda, mi piace vederla all'opera, i suoi metodi mi incuriosiscono, mi appassionano. Sono certo che ho molto da imparare da lei, eh? Il modo di mangiare gli spaghetti, soprattutto. Un po' perché... Non credo sia inverso, è meglio per così o... Guardi, lei cerchi con la forchetta di afferrarne il più possibile, guardi. E poi cominci, guardi, un giretto, così. Ecco. A un certo punto, quando ne ha un bel po', cerca... Ecco, magari questi sono un po' troppi. Difficile. Allora cerchi di prenderli, magari. Dicono che in Italia, dicono che in Italia ci riescono quasi tutti. Strano. Ce la fanno. Non è strano, perché in fondo è una loro abitudine. Per noi è una cosa. La barba. Scusa. Senta, signor giudice, è vero che lei ha... Ha sei figli? Sei, sì, e sette tra tre mesi. Complimenti. E sua moglie cosa dice? Ah, mia moglie è tanto felice, poverina. Ah, sì? No, lo prego. Perché non ne vuole più un pochino di vino? Va giù come l'acqua. È vero, lei è morigerato. Maigret, lei Manuele lo conosceva bene, vero? Sì, lo conoscevo da 20 anni, lo conoscevo. Era un duro? Beh, come si fa a rispondere? Manuel aveva una personalità complessa, tutta sfaccettature. Un duro, secondo i casi. 20 anni fa, quando arrivò a Parigi, era una belva, sa? Aveva fatto la fame in Corsica, dove era nato, a Marsiglia, sulla Costa Azzurra. Quelli come lui, sì, quasi tutti, prima o poi fanno conoscenza con la polizia, col tribunale, con la prigione, è fatale. Manuel, pur vivendo nel giro, si barcamenò sempre così bene da non farsi mai incriminare, capisce, signor giudice? E un bel giorno acquistò il Clou d'Orée, che allora era un piccolo bistrò. Non fu difficile convincerlo che qualche informazione sulla sua clientela poteva essere utile. A noi, anche a lui. Muoviti. Era uno dei vostri informatori, insomma. Vede. Stavo in fondo, per dire. Sì e no. Dicevo soltanto quanto poteva bastare
per stare in buoni rapporti con noi. Tre anni fa, ad esempio, una raffica di mitra lo centrò mentre abbassava la saracinesca del Clou d'Orè e lui finì su una carrozzella d'invalido, affermando ai quattro venti di non aver visto gli uomini che avevano sparato su di lui. Però due sicari marsigliesi furono assassinati sulla Costa Azzurra pochi giorni dopo. Ecco, vede, questo era Manuel Palmarì. Delitti sulla coscienza certo ne aveva, ma non erano mai stati provati. Così a 60 anni si portava ancora dietro sulla sua poltroncina a rotelle una gran voglia di vivere. Ma vedi, io sospetto che ancor più della vita, più appassionatamente, più teneramente, egli amasse quella Josephine che lui aveva levato dal marciapiede per portarla a vivere con sé. Lei crede che Josephine abbia amato Palmarì malgrado la differenza d'età? Beh, l'esperienza insegna, caro giudice, che per le donne, per alcune almeno, l'età poi non conta. Allora non la sospetta per l'assassinio di Manuel? Signor giudice, io non sospetto nessuno e sospetto tutti. Sono sicuro che anche questa mattina la rivoltella era al solito posto sul mobiletto, dietro la radio, a portata di mano di Manuel. Se non è stata Josephine, è stato pur sempre qualcuno di cui Manuel si fidava. Per impadronirsi dell'arma, l'assassino doveva entrare nello studio. Se appartiene alla malavita, conosce certamente il test della parafina e non credo che Manuel lasciasse passeggiare per casa sua un visitatore con i guanti di gomma. Poi da mesi inoltre il palazzo è sorvegliato. In questo periodo Manuel non ha mai ricevuto visite. E questa mattina poi nessun individuo sospetto è entrato nel caseggiato, dunque. E se qualcuno è entrato ieri sera o questa notte e si è nascosto per le scale, per esempio? Beh, questa è un'ipotesi. Ipotesi che io ho considerato, che sto facendo verificare. Eppure, lei un'idea deve averla, eh? Beh, sì, ha ragione, sì, beh. Un'idea sì, io ce l'ho, ha ragione, ma non è talmente vaga, vedi? Sì, è vaga perché... Mi scusi, mi levo questo affare che mi dà un po' noia. Sì, perché il palazzo era sorvegliato, sta bene, anche il telefono era sotto controllo. Ah, sì. E allora? E allora? Come si fa? Visite niente, telefonate niente. Io ho fatto pedinare Josefino ovunque andasse, la ragazza qualche volta ha telefonato da posti pubblici, qualche altra è sfuggita alla nostra sorveglianza per qualche ora. Io ho confrontato le date di queste telefonate, di queste fughe, con quelle dei furti nelle gioiellerie. E coincidono? Sì e no. Vede, le telefonate precedono spesso il furto di qualche giorno e le fughe si sono verificate spesso qualche ora dopo i furti, dunque... Caterina! Concluda lei. È difficile concludere. Il suo amico non gradisce gli spaghetti, signor commissario. No, sono loro che non gradiscono me, sa? Ma perché sono così poco cotti? Ecco, ma si mangiano al dente. Al dente. Beh, sarà per spaghetti e pizze. Ma casomai ci avete pensato, le riporto indietro, non fa niente, eh? No, cambialo. Le vuole le pizze. Ecco, per il signor giudice. Esse. Speciale per il commissario. Commissario. Che c'è? Ho saputo chi è quell'uomo lì dietro, l'ho saputo. Yeah. È un missionario belga in borghese. Le vedi, io non ne avevo il minimo dubbio. Ecco. L'altra volta si trattava di un monaco tibetano, la volta precedente di un premio Nobel per la pace. Vai peggiorando, amico mio, vai peggiorando. Sì. Ancora buon appetito. Grazie. Negri, lei sa già da che parte incominciare? Oggi pomeriggio? Vuol sapere la verità?
Non ne ho la più pallida idea. Altre due pizze! Fermi qua, fermi, non spingete! Largo! Per favore, non spingete! Avanti, prego, prego! Non spingete! Non spingete! Questa è dura, non parla! Allora, da quanto tempo lavora qui? A che ora è arrivata stamattina? Quando è arrivata stamattina, ha incontrato la signorina Giuffin? Ah, questa è Sophie, la donna di servizio. Io l'ho interrogata, ma comunque si vuol trovare anche lei. Questa non è proprio loquace, no? Non so niente, non ha il diritto di trattarmi male. Si la tratta male. Hai visto, capo? Non c'è niente da fare. Senta, da quanto tempo lavora qui? Da giovedì. A che ora è venuta oggi? Alle 10. Lo sapevo che una volta o l'altro sarebbe successo qualcosa. Come lo sapeva? Non erano sposati. Cosa c'entra questo? Quando due non sono sposati succede sempre qualcosa. Beh, stamattina quando è venuta ha visto la signorina? No, sono salita per le scale di servizio e poi mi sono messa a sistemare la cucina. Ah, cosa, ha lavato i piatti? No, li aveva già lavati lei. E mentre lavorava che cosa ha sentito? Niente. Dov'era la signorina? Non lo so. Non l'ha cercata per chiederle che cosa doveva fare? So quello che devo fare sul lavoro. Quando mi è stato detto una volta non me lo faccio più ripetere. Ha sentito nessun sparo? Non ho sentito niente. E nemmeno la signorina che telefonava, no? La porta era chiusa. Ma lei l'ha vista la signorina? Sì. Quando? 10 minuti, forse più che ero qui. E com'era? Aveva pianto. E non piangeva più però? No, in quel momento no. È entrata in cucina e mi ha detto, sento che sto per svenire, non mi lasciare sola. Hanno ucciso Manuel. E poi? E poi è andata in camera sua e io l'ho seguita. Si è buttata sul letto ed è scoppiata in singhiozzi. E... ah no, mi ha detto che aveva telefonato alla polizia. Ma lei non ha fatto domande, altre? No, gli affari degli altri non mi interessano. È andata nello studio a dare un'occhiata al povero signor Palmarino? No, perché? Così. Cosa ne pensa del signor Palmarino? Niente. E della signorina? Niente. Niente. Quante ore si tratteneva qui nei giorni passati? 2 ore, dalle 10 a mezzogiorno. Il sabato invece fino a sera. Ma grazie a Dio non ci sarà un altro sabato. Posso andare? Sì, si può andare. Ha lasciato il suo indirizzo? L'ho segnato io, commissario. No, ma... boh, strano. No, strano, io non capisco. Con me non ha mica parlato tanto. No, vabbè, questione di metodo. Sì. Comunque, ha pranzato con il giudice? Sì, ho pranzato con il giudice. Quello mi sembra proprio un guastafeste, è proprio l'aria. No. No. Senz'altro le avrà messo qualche bastone fra le gambe. No, sai che ti dico invece, quell'uomo comincia a piacermi. È vero? Novità? Nessuna. Ah, sì. La scientifica ha mandato il primo rapporto. Dunque, il test della parafina è negativo. Josephine Boss non ha sparato. Vabbè, adesso vai a mangiare il caffè. Oh. Dopo andranno anche loro. Ah, se vuoi un consiglio, fai un salto da Pulcinella, l'abbiamo mangiato noi. E fatti servire un bel piatto di spaghetti al pomodoro. Spaghetti? Sì. Quest'ora chissà che non siano cotti finalmente. Ah, però non ti dimenticare il tovagliolo, così, perché? Perché sai lo spruzzo del pomodoro. Cosa c'è? Del pomodoro? Oh, niente. Ma è strano perché avevano messo il tovagliolo al giudice nella barba. Vabbè. Luca, passa poi di là in cucina, guarda i cassetti, se trovi un paio di guanti di gomma, sai quelli che mettono le donne per lavare i piatti, eh? Sì. Io adesso vado di là.
da Josephine. Dunque, cucina, guanti di gomma, scientifica. Tovagliolo, spaghetti al pomodoro. Che altro c'è? Dormiva? Non ho sonno. Ha mangiato? Non ho fame. Ma smetta di irrigidirsi e parli invece... Sì? E che dovrei dire? Quello che un giorno o l'altro dovrà pur dirmi. Io ho pazienza, sa? Sì, ho molta pazienza. Anche lei vuole che l'assassino sia punito, vero? Per questo, guardi, non faccio proprio affidamento sulla polizia, sa? Ah, sì? Preferisce incaricarsene lei? Josephine, lei è giovane, ha tutta una vita davanti a sé. Manuela ha lasciato un testamento? Non lo so, non me ne sono mai preoccupata. E allora cosa ne faceva del denaro che gli rendeva il cludore? So che proprio lei andava tutte le settimane a ritirare dal gestore la parte spettante a Manuel. Cosa ne faceva? Lo depositava una filiale del Crédit Lyonnais, salvo naturalmente quello che serviva per le spese di casa. E il conto è a suo nome? Sì. Senta, Josephine, lei è una ragazza intelligente, io allora le parlerò francamente. Guardi, ci sono due ipotesi. O chi ha fatto fuori Manuel cercherà di farle fare presto la stessa fine, perché lei sa troppe cose di certi affari e soltanto i morti non parlano. Oppure, seconda ipotesi, la lasceranno tranquilla e ciò vorrà dire che lei è d'accordo con loro. Mi sono spiegato? Cos'è? Pensa di farmi paura? No, per carità, no, cerco di farla riflettere, anzi... Senta, quando sfuggiva ai miei agenti che la pedinavano, quando telefonava da posti pubblici che non potevamo controllare, dove andava? A chi telefonava? E non potrei avere un amante, no? Lei fa di tutto per non capire il pericolo contro il quale cerco di metterle in guardia. Guardi, supponiamo che io non mi interessi più di lei, che smetta di farla sorvegliare. Dio lo volesse, non aspetto altro, sa. Va bene. Allora parliamoci chiaro. Manuel aveva 60 anni. Da 20 anni era proprietario del Cludoré. Con il ristorante ha guadagnato molto denaro e aveva altre fonti di entrata. Non ha certamente speso molto per comprare questo appartamento per vivere, la vita di ogni giorno. E dov'è allora il suo patrimonio? Beh, è un po' tardi per domandarglielo, non le pare? Le persone come Manuel non tengono il denaro in banca, è troppo facile riscontrare le date dei versamenti. Io non ho niente da dire. No? E va bene, allora lascerò qui il suo appartamento notte e giorno uno dei miei uomini e la invito ufficialmente a non lasciare Parigi fino al termine dell'inchiesta. Non vorrei ricominciare per lei la cerimonia di questa mattina. Beh, io adesso le esprimo sinceramente le mie condoglianze. Manuel aveva scelto di vivere ai margini della società, ma non le nascondo che avevo per lui una grande simpatia. Buongiorno signorina. Buongiorno signora. Oh, non chiuda per favore. Grazie. Prego. Chi è? È la signora Barilar dell'interno 9. 9? Sì,
Quarto piano, sullo stesso pianerottolo di quei signori dove va sempre lei. Io vorrei l'elenco degli inquilini. Ah, non so mica se posso darglielo. Dovrei prima chiedere il permesso alla padrona di casa. Beh, le telefoni? No, no, faccio prima prendere l'ascensore. Ma perché? Abita qui? Vuol farmi credere che non lo sa. Ma lei la conosce bene. E la signorina Bosch? La signorina Bosch? La padrona di questa casa è Josephine. Sì? Davvero non lo sapeva? Allora ho fatto male a parlare. Oh, beh, tanto prima o poi l'avrebbe scoperto. Ma dov'è questo elenco? Ah, io glielo do. Ma poi se la vedrà lei con la padrona di casa. Non è mica sempre di buon umore, sa? Ha un caratterino quello. Se qualcuno non paga puntualmente... Perché è attaccata al denaro? A me risulta che non ha molta simpatia per la gente che non paga. Uh-huh. Vabbè, io vorrei scambiare quattro chiacchiere con gli inquilini di questo palazzo. Cominciamo dalle soffitte, vuole accompagnarmi? Sì, subito. Oh, senta, guardi che l'ascensore arriva al quarto piano, dovrà farsi due rampe di scala a piedi. Non importa, non si preoccupi. Eccoci, risiamo. Sì. Quante volte ho detto che i fornitori non devono prendere l'ascensore, capito? Sì. Mi scusi. Non ci vede quasi più ormai. Povera signorina Fay, mi fa una pena. Ah, ma lei non se la prende, sa? È sempre allegra. Ecco, guardi. Abita lì, quella porta laggiù. Oggi è uscita presto perché è venuta a prenderla una nipote. Questa soffitta è de Pasquier. E questa è de l'avant-chair. Chi ha la cantina non ha la soffitta. Soltanto il signor Clase ha un bugigattolo giù. Ma lui la soffitta è come se non l'avesse. Ci abita... La signorina Felia abita qui. Senta, si avvicina all'orecchio, può sentire quanto chiacchierano i canarini e i pappagalli. Mi sente? Quelli che avevano le cameriere le facevano dormire qui, prima che la razza si estinguesse. Ecco, quella porta laggiù. E il signor Clase c'è sicuramente, non esce quasi mai. Glielo ho detto, no, che sordomuto. Lascia sempre aperto. A me col suo violino in quel caffè deserto e triste e freddo senza di te. Caffè, giurai di non tornarci più, invece la sera se passi mi trovi lì.